Un buongiorno agli amici di Yant.it e un buongiorno agli amici italo argentini Alberto Ortega e Eugenio Spagnolini. Giustamente avete già capito perché sono qui, perché già Eugenio sta inquadrando la locandina, perché finalmente dopo tante diatribe tira e molla questo festival è partorito il festival. Eugenio, giustamente, visto che c'è stata un po' questa protesta generale a San Benedetto, sì, per quanto riguarda le sagre, però voi siete un festival, però non vi è stato riconosciuto quello che dovevate, perché giustamente 10 giorni no, si sono ridotti a 5, però l'importante è andare avanti. Bravo, io non voglio fare polemiche, perché per carità, ci mancherebbe, però ci potevano solo avvisare, io dico solo questo, così non chiamare, avvisare, e uno lo sapeva, no, tramite la stampa, certo, tutto qua. Io non voglio fare polemiche, come ripeto, io anzi voglio fare un invito al signor sindaco, a Margherita Sorge, l'assessore, a Giulietta Caprano, che vengano a vedere il festival e si rendono conto di che cosa facciamo. Non, capito? È solo mangiare. Non è solo mangiare, bravo. Dopodiché possono dire se non è di qualità, non è di qualità, piace, non piace, perché certamente non è che possiamo piacere a tutti quanti. Certo. Poi, come ripeto, io ho 40 anni che sto qua, io sono italiano perché ho fatto pure il militare qua, sono nato in Argentina, dico, però no, qui c'è una, come si dice, comunità argentina, sudamericana, centroamericana, non indifferente. Certo. Allora, come ripeto, andiamo avanti, venite, come vi ripeto, avrei molto piacere io e il mister Ortega, che il sindaco, Margherita Sole, chi sia, che vengano a vedere, sono invitati. Ok. Sentiamo Alberto. Alberto, dici quest'anno, visto che si è ridotto dal 6 al 10, le particolarità di questo festival, perché so che avete sempre delle attrazioni importanti da abbinare al cibo. Sì, abbiamo, come al solito, ci staravano tutti i tipi, cibi tipici argentini. C'avevamo un animatore per i bambini insieme a uno scivolo con una babysitter, dove i bambini, i ragazzini possono stare lì, le famiglie possono venire con i bambini, con i figli, dico, possono mangiare tranquilli lasciando i figli a cura del personale nostro, certo, gratuito, certo. Poi abbiamo avuto un po' di problema a livello di spettacoli, perché essendo stato cancellato il festival, subito abbiamo comunicato a tutti gli artisti che non potevano stare non a aspettare, c'era la a certezza, noi. Certo. Non c'era la certezza, potevano aspettare a noi, a loro, e trovare il lavoro di un'altra parte, certo, giustamente. Bueno, quasi tutti hanno trovato lavoro, però qualcuno ha fatto qualche buco per poter stare con noi, quindi non mancheranno neanche gli spettacoli. Abbiamo introdotto un piatto crocio diverso dell'anno scorso, più ricco, e con il biglietto della lotteria, mangiando un piatto crocio noi daremo 2 biglietti della lotteria. Però, prendi 2 piatti crocio, ne daremo 5 biglietti della lotteria. Così lotteria che le possibilità è maggiore. È maggiore. La moto, ci stanno altri tanti regali, diciamo. Mi dicesti la prima volta, quando ancora non eri certo di poterla ripetere questa cosa, che forse c'era una delegazione anche di Mar del Plata, perché lo scorso anno, mi ricordo, partecipò una delegazione argentina molto importante. È venuto. Sì, Federico Contesi è stato praticamente dal 20, è andato via il 28, perché non è dovuto venire quel periodo. Non poteva rimanere. Per il festival, diciamo. Ecco, non so adesso se Alessandra, la figlia, non me l'ha promesso, mi ha detto se riesco vengo, Eugenio mi ha detto, però non è sicuro, devo dire la verità, perché lei ci tiene molto a questo. L'ultima battuta con Alberto, più che altro, se devi dire qualcosa, volevo chiederti se c'è qualche particolarità alla quale tenete tantissimo in questo dal 6 al 10, c'è qualche personaggio in particolare dove giustamente voi contate molto come presenza? Lito Fontana. Ah, vabbè. Lito Fontana è un nostro abitué, anche perché ci viene sempre a trovare. Ci conteremo con la presenza di Lito come l'anno scorso. Abbiamo un bel gruppo dei Latin Bros, bel gruppo, 6 elementi,
sono bravi, veramente bravi. Poi abbiamo due scuole di tango, diciamo non mancheranno. Abbiamo bene o male, ecco, deve essere riuscito il festival. Non abbiamo voluto cancellare nulla, anche se sono 5 giorni, perché tu pensai che un giorno, 2 giorni, 3 giorni, 10 giorni, le cose costano lo stesso, certo, non è che per certo. Un giorno risparmi, esatto. Però sì. Noi non abbiamo voluto, ecco, su questo senso non abbiamo voluto eliminare o far scendere il festival, certo, no? Certo, diminuirlo, certo. Come si dice. E niente, va bene, noi vi aspettiamo tutti. Ripetiamo, ex dal Galoppato 6 al 10, Festival Argentino, terza edizione, e sei invitato anche tu, Carletto, va bene? Grazie, okay? Grazie. Ok, in bocca al lupo allora, sperando che il prossimo anno, con una nuova amministrazione, perché il prossimo anno si rivota, che ci siano persone che riescono forse a capire meglio le diversità tra sagra e festival. Io spero che anche se tu dici con una nuova, magari rimangono queste persone e si rendono conto di quello che presentiamo noi, perché anche perché volevo dire che la dottoressa Sorge è stata l'anno scorso, è salita sul palco, ci ha fatto i complimenti perché non aveva visto quindi mai una cosa conto, del genere, si è resa conto. E non so perché quest'anno ha cambiato idea. Vabbè. Quindi mai dire mai, mai in mai, bocca mai. Al lupo, e pensiamo sempre alle cose future. Okay. Grazie, grazie, grazie a voi, grazie, grazie Alberto, mille, Carletto, grazie.